Signore e signori, buonasera. Ovviamente essendo qui con noi Bermani, sappiate che siete tutti registrati, eh? Allora, signore e signori, buonasera, benvenuti a questo pomeriggio alla Casa della Memoria e della Storia. A nome del Dipartimento Cultura di Roma Capitale e a nome delle biblioteche di Roma, siamo felici di avervi qui e di avere qui questo illustre tavolo con la perla preziosa di Cesare Bermani. Gli facciamo subito un applauso. Prego di non rubarmi. Allora, io mi limiterò a fare dei piccoli ringraziamenti. E il primo ringraziamento è a Sonia Marzetti e all'Associazione Culturale Amore e Psiche, un'associazione che ormai, diciamo, da oltre 10 anni si occupa di elaborazione culturale. E quindi noi siamo veramente felici di lavorare con loro in questo modo, perché non so se lo sapete, se non lo sapete lo ribadiamo, le biblioteche amano molto lavorare con le associazioni. E questo perché tutto sommato c'è di fondo il rispetto di questo principio costituzionale mai, come dire, così sottolineato e ribadito e incentivato, che è quello della sussidiarietà orizzontale, per cui tutti noi insomma siamo chiamati a supportarci non solo nei bisogni materiali ma anche nei bisogni culturali e spirituali che ci fanno uomini. E quindi insomma veramente amiamo lavorare con le associazioni, è proprio uno specifico delle biblioteche di Roma. E secondo specifico delle biblioteche di Roma che ci rende particolarmente graditi appuntamenti come questo è il lavorare sui libri. Lo so che siamo qui con uno dei padri dello studio della cultura orale, però appunto poi quello che è scritto che si tramanda e resta, e quindi insomma noi siamo molto felici. Quindi le biblioteche lavorano anche, sono felici che al centro di tutti i nostri incontri ci sia il libro. E infine proprio un'ultima suggestione, e veramente mi perdonerete se è una suggestione insomma piccola, quasi giocosa mi verrebbe da dire, rispetto ai contenuti alti, colti e densi dell'incontro che ci si prospetta, ed è il fatto che sia Bermani che sia Gramsci si sono occupati molto di infanzia e sono stati molto attenti ai bambini, e questo è un altro aspetto che ci sta molto a cuore, perché anche questo, se non lo sapete, insomma ve lo confermo, le biblioteche sono davvero molto attente alla centralità dei bambini, dei ragazzi, delle nuove generazioni, e questo mi permette di leggere brevissimamente uno stralcio di una lettera scritta da Gramsci nel 32, quando si trovava rinchiuso a Turi, una lettera alla sorella. Carissima Teresina, ho ricevuto la tua lettera del 14 con la lettera di Franco, i suoi disegni a colori e la letterina di Didi e Mima. Ringrazio tutti i tuoi bambini e non so proprio immaginare che cosa possa fare per dimostrare il mio affetto per loro. Ci penserò e vedrò di inventare qualche cosa che venga da me per loro, perché altrimenti non ci sarebbe gusto e non avrebbe nessun significato. Forse farò così. Ho tradotto dal tedesco, per esercizio, una serie di novelline popolari, proprio come quelle che ci piacevano tanto quando eravamo bambini, e che anzi in parte rassomigliano loro, perché l'origine è la stessa. Sono un po' all'antica, alla paesana, ma la vita moderna con la radio, l'aeroplano, il cineparlato, Carnera, eccetera, eccetera, non è ancora penetrata abbastanza a Ghilarza, perché il gusto dei bambini d'ora sia molto diverso dal nostro d'allora. Vedrò di ricopiarle in un quaderno e di spedirtele, se mi sarà permesso, come un mio contributo allo sviluppo della fantasia dei piccoli. E mi lasciate dire che le biblioteche l'anno prossimo lavoreranno su Rodari per l'anniversario,
Rodari, che insomma è anche un altro dei suoi grandi amori e interessi, e quindi lo lascio come viatico di questo incontro di stasera. Grazie a tutti. Benvenuti a tutti e buonasera. Sì, questo è un incontro stasera molto particolare e a me fa molta contentezza, e io quando sono contenta, come diceva Goldoni, mi guardo intorno e vedo, dimentico chi non, magari ci ha dato qualche problema, non mi ricordo le persone che ci hanno aiutato ad arrivare all'incontro di questa sera. Quindi ringraziamenti di faccia e di contraccambio con la dottoressa Di Gregorio, che ci ha appena sentito, della Biblioteca di Roma, della Casa della Memoria con Manuela Montebello e l'insostituibile Alessandro Olivieri, che vedo in fondo, e veramente grazie di tutto, e l'Istituto Ernesto De Martino con Stefano Arghetti, la rivista Al Ponte di Firenze, e c'è Lanfranco Bini, che è venuto da Firenze stasera per stare qui con noi, la FIAP con Bianca Cinottagliami, il Circolo Gianni Bosio, di cui il presidente è Sandro Portelli, e il settimanale Left, questa rivista giovane ma che ci dà, cioè non fa cronaca, ci aiuta veramente a pensare, che stamattina ha pubblicato una bellissima intervista di Cesare Bermani fatta da Noemi Ghetti. È una splendida, devo dire, una splendida, proprio l'altra cultura di Cesare Bermani, quindi siamo qui per questo. Allora, il libro di questa sera che andiamo a presentare è il libro, posso spostare, scusi, Gramsci, l'intellettuale e la cultura proletaria, edito da Colibri nel 2007. Noi siamo il gruppo di storia, che io ringrazio veramente, perché con il lavoro di tutti noi siamo qui stasera, perché siccome siamo un po' rituali, presentiamo un libro del 2007, che è un po' curioso, no? Non è così, ma appunto siamo rituali perché abbiamo la sensazione che questo libro viene presentato stasera, perché è un libro importantissimo, fatto da un insieme di saggi tra il 79 e il 94, e che credo abbia lasciato tanti semi, come fanno a volte le piante, ma non se ne è parlato compiutamente come vogliamo fare noi questa sera. E tra le altre cose, noi come gruppo storia abbiamo sempre detto, un libro ci piace quando ho finito di leggerlo, ci piacerebbe continuare a parlare con l'autore. Noi siamo qui stasera, ma c'è un passo intermedio. Finito di leggere questo libro, non abbiamo pensato subito all'autore, ma abbiamo pensato a quello che l'autore aveva scritto, perché c'è un metodo, di cui parleremo stasera, di scrittura, per cui, ad esempio, non si parla solo di Gramsci, quindi per noi, come gruppo storia, non abbiamo mai cercato di fare storia per, come posso dire, per aumentare le nostre conoscenze, ma per capire il passato, per affrontare il presente, questo presente che non è ancora storia, ma che ci costringe un po' a vivere, soprattutto ci costringe a vivere prima che diventi storia. E questo racconto è talmente completo, capire, per esempio, il non provincialismo di Gramsci, come parlavamo questi giorni, e questo libro ce lo fa capire, e quindi siamo qui molto contenti per questa serata. Tra ringraziamenti, ripeto, l'ho fatta al gruppo storia, un ricordo voglio farlo all'amico Sandro Belloni, che non c'è più da poco, e un ringraziamento che mi sembra importante per Fulvio Iannaco di Segnalazioni, che anche questo è uno strumento per noi importantissimo e che ospiterà le nostre riprese quando saranno fatte. Allora, io ho il compito di presentare, abbiamo deciso di presentare tutti e tre di seguito i nostri relatori, quindi vado con Sandro Portelli. Siamo stati qui la settimana scorsa per il suo bellissimo libro Shall Not Be Moved, la storia sono voci e musiche degli Stati Uniti 1969-2018. E mi ha colpito molto quello che diceva Enrico Grammaroli la volta scorsa, che è giovane, che raccontava che Portelli gli ha fatto scoprire l'America. E io mi sono accorta che Portelli ha fatto scoprire l'America anche a me, tanti anni a me. Cioè, c'entra, perché? Perché quel modo di leggere, quel modo di scrivere, io me lo sono trovato, quel modo di studiare, con molta generosità, perché tu eri un giovane assistente, io me lo sono trovata tante volte dopo, nella storia successiva. Nella presentazione di Sandro Portelli, però, volevo dire una cosa, se posso. Dunque, c'è una frase che tu ricordi nel tuo libro Desiderio di altri mondi, edito da Donzelli, e salutiamo Carmine Donzelli che è qui stasera, in cui per gli finiti si dice, ti ricordo, scrivi una cosa a mente, Goffredo Fofi scrisse che, virgolette,
ancora che i buoni vinceranno. E lui dice, bello, ma non è proprio così. Io non l'avrei detta questa frase se non avessi trovato, sfogliando questo libro, due articoli che vorrei citare rapidamente, scusate, la faccio un po' lunga, ma mi sembra importante, e uno è pubblicato nel 2000 sul Manifesto, quali sono i libri faziosi nel 2000. Ci si chiedeva quali erano, cioè ci martellano da tanti anni questa storia della faziosità, sul libro che avrebbe manipolato la storia per parlare di antifascismo. Ripeto, dopo 19 anni, insomma, è stato pubblicato nel 2000, quindi ci sono anche ancora anni prima, insomma. E tu scrivi, a un certo punto si chiede, Sandro Portelli, parlando del Camera Fabietti, un libro mitico, dice, se io dovessi guardare con la stessa particolarità come lo fate voi questi libri, io dovrei chiedere, ma perché si parla così poco in questi libri della guerra italo-etiopica? Dove sono i gas, le pallottole di un dono, il massacro di Debra Libanos? E continua, secondo me invece fanno bene gli autori a insistere sulle foibe più che sulle ardeatine. Per una coscienza di sinistra la ferita profonda sono le prime, non le seconde. Non abbiamo bisogno di calcare la mano sulle stragi per essere contro il fascismo. Per questo è perdente affrontare il confronto con un atteggiamento concessivo. Parlare delle foibe non deve essere una concessione alla ragione della destra, ma una riflessione sulle nostre. La destra si è troppo abituata a dettare i termini del discorso, i libri sono faziosi, gli immigrati sono troppi, i clandestini sono criminali, il costo del lavoro è troppo alto, è il 2000, e trovarsi davanti gente che gli concede i presupposti di fatto e poi cerca di negoziare sulle conseguenze di medio. Intanto più concedi e più esigono. Per completare questa cosa, mi sembra che ci sta tanto, c'entra perché abbiamo un po' la serata di questa sera. Allora, e c'è un altro articolo che tu scrivi, Nashik India, è il villaggio della Thyssen, dove a un certo punto tu dici, sono a un seminario all'università, e alla fine del seminario ci sono le domande. Un professore mi chiede, visto che sei italiano, dici qualcosa di Gramsci, cioè, quindi insomma siamo contro il provincialismo. E poi l'ultima cosa che vorrei dire è che tu a un certo punto si è parlato di bambini, guarda che cosa strana, perché tu dici proprio, parlando, sei in India e c'è una donna, una contadina che ti dice abbiamo scoperto che le colture tradizionali sono migliori di quelle fatte con la chimica, e tu dici ma ne parlate ai bambini di questa cosa? E lei dice no, non tanto. E allora tu dici dovremmo trovare più momenti di condivisione e bambini. Non tutte le famiglie trasmettono il sapere locale ai bambini oggigiorno, ma guardando un cerchio dei bambini che ascoltano, una scurissima, occhi enormi e intenti, mento poggiato sulla mano, mi viene da dire che il sapere non si trasmette solo in modo formale, ma è anche assorbito quasi inconsapevolmente, ascoltando i discorsi dei grandi fra loro, guardando quello che fanno. Stasera questo sta succedendo alla grande, mi sembra che, insomma, parlando di storia orale, di comunicazione, mi sembra che ci sta. Finisco parlando di Noemi Ghetti. Noemi Ghetti ha una lunghissima storia come docente, e lei è saggista, scrittrice, ha scritto molti libri per bambini e libretti d'opera, e poi ha cominciato a fare, partendo dalla conoscenza più grossa che ha, perché lei è una letterata seria, una letterata che ci conosce veramente sulle cose, ha cominciato questa ricerca su Gramsci, che è cominciata nel 2014. Partendo da un libro precedente che racconto di letteratura. Io vado a chiudo, e qualche anno fa, 2 anni fa penso, mi sono trovata a parlare con una persona che è un illustrissimo conoscitore di Gramsci, e a un certo punto lui ha detto sento che è finita quella discesa che porta all'oblio di Gramsci, come se adesso si parlasse di più di Gramsci. Io ho pensato, qui c'è lo zampino di Noemi su questa cosa, no, perché la conferma l'ho avuta qualche tempo fa, sono andata a una presentazione di un nostro candidato perché ha partecipato al nostro gruppo storia, si chiama Andrea Ventura, si parlava di Gramsci ed è uscito fuori proprio lì di nuovo che è da qualche anno che si studia Gramsci, quindi insomma questo mi sembra l'attualità. E ti lascio la parola perché siamo arrivati a Cesare Bermati, quindi in giro, perché ci hanno posto qui, quindi dici qualche cosa te.
Buonasera, grazie a tutti. Io mi associo innanzitutto a Sonia nei ringraziamenti. La Casa della Memoria e della Storia, alle istituzioni che hanno voluto accompagnarci in questa cosa, perché sono numerose e anche molto prestigiose. E poi ringrazio Cesare Permani di aver accettato il nostro invito, che prende spunto appunto dal suo libro su Gramsci, di cui parlava, tra le tantissime pubblicazioni, perché non è un gramsciologo e basta Cesare Permani. Un libro che appunto ha pubblicato nel 2007, ancora oggi si rivela forse anche a maggior ragione, diciamo, attualissimo, e quindi è importante, diciamo, da leggere, una miniera. Io vi racconto, per fare un esempio di questo metodo storico diverso, di questa altra cultura, diciamo, che è quella di Cesare Permani e anche quella di Alessandro Portelli, mi prendo qualche minuto per raccontarvi in maniera autoreferenziale la storia di come io sono arrivata a lui, di come sono arrivata a Cesare Permani, quale percorso ho fatto e mi ha portato da lui, e a capire anche retrospettivamente che forse era una cosa che cercavo da quando facevo la tesi di laurea, una sistemazione anche teorica, diciamo, di una sistemazione teorica che era forse quella della storia dalla parte di quelli che non hanno mai avuto voce. Fare la storia con i documenti, il poco, voi sapete, nel mondo classico poi non ci sono tanti documenti, quindi io partii per fare una storia degli Etruschi contro i Greci, una tesi di storia greca. Dunque vi racconto quindi come 5 anni fa sono arrivata a scoprire Cesare Permani. Come diceva Sonia, avevo appena pubblicato Gramsci nel cervo carcere degli eretici sulla nota dantesca dei Quaderni del carcere, sul canto decimo dell'Inferno, di cui fino ad allora avevo ignorato l'esistenza, pur avendo già pubblicato un libro piuttosto ponderoso che era frutto di 30 anni di insegnamento su Cavalcanti, sulla sfida tra Cavalcanti e il sanguinoso dissidio tra Cavalcanti e Dante. Quindi scopro l'esistenza di questa nota dantesca. In quel mio primo studio gramsciano avevo realizzato che quella nota era stata sorprendentemente pressoché ignorata dalla critica gramsciana, oppure interpretata in modo fuorviante, poiché sotto il sanguinoso rapporto tra Cavalcanti e Dante, già presente in modo perturbante, inquietante nel canto decimo dell'Inferno, quello di Farinata a Cavalcanti, celava il drammatico rapporto tra Gramsci e Togliatti. Ma non è un'interpretazione, ma una scoperta precisa su dati che ho fatto studiando. Proprio negli anni 30 e 31, in cui Gramsci a Turi scriveva il suo saggio sul canto degli eretici, Togliatti, caso unico attestato per tutto il periodo carcerario, badate, attraverso una complessa triangolazione epistolare che passava addirittura per Cambridge, la cognata Tatiana che scriveva Sraffa, che mandava la copia delle lettere a Mosca, a Togliatti, seguiva da Mosca che cosa Gramsci stesse scrivendo proprio sulla nota dantesca. Tra tutti gli argomenti dei Quaderni del carcere gli interessava quella cosa lì, in quel momento lì. E nel frattempo, nel congresso di Colonia del 1931, quindi proprio nello stesso periodo in contemporanea, per bloccare le voci che correvano sul suo dissenso con la svolta staliniana, ne canonizzava l'immagine, le parole è di Giuseppe Vacca, ne canonizzava l'immagine riducendola a icona, è sempre una parola di Vacca, come se fosse già morto. Gramsci morirà nel 1937. Di fatto, allora, quasi per 3 anni, la figura di Gramsci scomparve dall'orizzonte sovietico completamente, non fu più nominato. Era quindi la fine del 2014, era appena uscito questo libro e stavo studiando, sempre di palo in frasca, sembra che non ci sia nessuno, una curiosa cartolina postale con disegni e versetti umoristici del 16 ottobre 1922, scritta da Gramsci in compagnia a Julia Schucht, l'aveva conosciuta un mese e mezzo prima, in occasione di una sua visita al distretto industriale tessile di Ivanovo-Vosnosensk, avevano 250 km da Mosca, dove era stato invitato a un ciclo di conferenze.
Lui si trovava a Mosca perché era stato invitato insieme alla delegazione italiana, insieme a Bordiga, quindi. La cartolina era stata pubblicata nel primo volume dell'epistolario dell'edizione nazionale Treccani, solo la cartolina con un commento molto scarno e devo dire anche questo fuorviante. Io mi sono incaponita e ho cominciato a studiare intorno a questa cartolina e mai potevo immaginare che cosa avrei trovato, insomma, progressivamente, perché alla fine c'era lui, alla fine ho trovato lui. La cartolina è stata pubblicata quindi nel primo volume, non soddisfatta del commento, continuai a cercare e scoprì la minuta di una lettera del 10 ottobre di Giulia Gramsci, la minuta di una lettera mai spedita, che non risultava essere stata mai spedita, ma pubblicata dalla Treccani, nell'epistolario della Treccani. Forse mai spedita, la notizia che stava traducendo in italiano, caro professore, sto traducendo il romanzo di Bogdanov, con due F, scritta in italiano perché Giulia parlava in italiano, la ragazza russa Giulia Schucht, proposta fattale da Gramsci con la promessa di una pubblicazione della traduzione a quattro mani da fare in Italia. Si trattava probabilmente del romanzo Utopia di Aleksandr Bogdanov, Stella Rossa, che in effetti nel 1922 era stato ripubblicato proprio quando Gramsci si trovava a Mosca con enorme successo di vendita. Era un romanzo uscito nel 1908, un romanzo di fantascienza. Socialisti, società socialista perfetta su Marte. Aveva venduto quindi centinaia di migliaia di copie quando Gramsci era lì. Però nell'Enciclopedia Nazionale Treccani non si dice niente di tutto questo. Ignorando totalmente l'esistenza di Bogdanov e cercando io chi è questo, notizia in merito, trovai, oltre al libro di Vittorio Strada sulla scuola di Capri e la famosa partita a scacchi, con quella fotografia, no? I due sono uno, e Lenin lo sappiamo tutti, l'altro che assiste alla partita è Gorky, ma dell'altro non si è mai saputo che fosse Aleksandr Bogdanov. È il più grande rivale di Lenin, il più grande avversario anche politico di Lenin. Quindi, e poi scopro il libro di Cesare Bermani, eccolo qua, questo, di cui parliamo oggi. L'editore, contattai l'editore, sentite i percorsi che sono incredibili, sono dei sentieri laterali proprio. Contattai l'editore e l'editore mi sollecitò a mettermi in contatto con lui. Io mi schernivo, invece lui ha... No, ma gli telefoni. E così ebbe inizio, a fine 2014, una lunga storia telefonica fino all'incontro di oggi. Nel libro di Cesare, oltre a un saggio introduttivo che confermava il pubblicato nel 2007, come vi ha detto Sonia, oltre a un saggio introduttivo, scritto quindi all'ultimo espressamente per quella edizione del 2007, che confermava in pieno le interpretazioni del mio primo lavoro sul rapporto tra Gramsci e Togliatti, e questa era già una cosa, diciamo, un pochino fuori dalla norma, fuori dai discorsi canonici, è pubblicato nel libro di Bermani, era pubblicato anche nella vastissima raccolta un saggio del 1980-81 pubblicato, Breve storia del prolet cult italiano. Breve storia del prolet cult italiano. Da cui appresi che nel gennaio del 1921, una settimana dunque prima della scissione di Livorno, Gramsci aveva aperto a Torino una sezione del prolet cult internazionale di Mosca. L'Istituto per la cultura proletaria, indipendente dal commissariato per l'istruzione di Stato, quello ufficiale, l'istituzione culturale bolscevica, diciamo il Ministero della Cultura bolscevico, che era arrivato a contare in Russia, pensate, il prolet cult, fondato nel 17, poco prima della rivoluzione d'ottobre, era arrivato a contare in Russia fino a 500.000 di iscritti, in gran parte nelle fabbriche e in gran parte donne. Quindi Gramsci se ne va a parlare nel 22 a Novo-Vosnosiensk, dove è stato fondato il primo Soviet, dove è stata aperta la prima sezione del prolet cult, se ne va a parlare lì, però è stato invitato ufficialmente da Lenin, da Zinoviev, quindi il tutto si prefigurava, poi scrive di notte questa cartolina da lì, insieme con Giulia, con i disegni, cioè una cosa veramente intrigante. Nella grande ricchezza e varietà di notizie del libro di Cesare Bermani trovai una ricostruzione precisissima e preziosa di tutti gli articoli che documentano l'interesse di Gramsci
per la cultura proletaria, ho quasi finito, e per la sua organizzazione durante il biennio rosso, quello dell'occupazione delle fabbriche, quindi il 19-20, diciamo successivo alla fine della guerra mondiale. E la sorprendente continuità dell'argomento, questa è una cosa che non è nota affatto e che meriterebbe anche di essere indagata anche di più, che Bermani ce la raccontasse anche di più, la sorprendente continuità dell'argomento nella tematica della nuova egemonia culturale dei quaderni del carcere. Quindi c'è una continuità precisa tra gli scritti dell'Ordine Nuovo, in gran parte, come ha dimostrato lui, ispirati alla cultura proletaria e in diretta collegamento anche che conosceva anche Bogdanov, non che Gramsci se la sia ispirato a Bogdanov, sono convergenze parallele di un discorso su una ricerca di rivoluzione come rivoluzione prima di tutto culturale, una cultura che viene dal basso. Scoprì anche, dunque, in Italia sul tema non c'era pressoché nient'altro, se si fa eccezione del bellissimo saggio di Jutta Scherrer, Bogdanov e Lenin, il bolscevismo al bivio, pubblicato nel secondo volume della Storia del marxismo in Audi del 1979. Il labirinto continua, ma è quasi finito. Scoprì anche che sempre nel 1981, quindi nell'80-81 il suo, nel 79 quello di Jutta Scherrer, e nell'81, sentite un po', una valente storica ucraina che insegnava in un'università statunitense, Zenobia Sokor, docente universitaria negli Stati Uniti, nell'84 aveva, che poi nell'84 ha pubblicato un libro meraviglioso, Rivoluzione e cultura, la controversia tra Bogdanov e Lenin, aveva pubblicato, ma prima di questo aveva pubblicato un saggio dal titolo molto intrigante, sentite un po', fu Bogdanov la risposta della Russia a Gramsci? Il rovescio di quello che verrebbe da pensare, no? Giusto? È il capovolto. Titolo provocatorio al massimo, diciamo, no? Di Bogdanov, medico, filosofo, scienziato e romanziere, per un ventennio, prima amico e poi grande avversario di Lenin, avevano addirittura diviso una casa nell'esilio in Finlandia dopo la rivoluzione del 5, condiviso con le loro donne la casa, in Italia non si è scritto più nulla. Faccio un esempio, in grandi biografie di recente, uscite anche, non faccio nomi, di recente, diciamo nella prima edizione il nome di Bogdanov non compariva nemmeno nell'indice dei nomi. Nella seconda edizione una correzioncina è stata apportata, però nella prima silenzio completo. 500 pagine di biografia di Gramsci. Questo sempre per vedere i percorsi, no? Non si è scritto più nulla fino alla pubblicazione del ponderoso carteggio Gorky Bogdanov pubblicato nel 2017 dalla stessa Jutta Scherrer dell'Enciclopedia del Marxismo e da Daniela Steila. Alla fine poi del 2018, quindi pochi mesi fa, esce il romanzo Prolet Cult, una ricostruzione documentata della vita di Bogdanov fatta dal collettivo bolognese Vuming. Fine del 18. Un lavoro di grande successo che tuttavia ignora totalmente l'esistenza di un Gramsci prolet cultista. Cioè è un romanzo scritto in Italia, racconta tutto della vita di Bogdanov, Gramsci non c'è, non esiste. Gramsci pubblicava articoli dell'Ordine Nuovo, benissimo. Quindi di Bogdanov ha pubblicato. Quindi esce questo libro, Prolet Cult, un lavoro di grande successo che tuttavia ignora questa cosa, e allo stesso modo nella prefazione alla traduzione di Stella Rossa firmata da Vuming, uscita poco dopo, a maggior ragione non si parla di una traduzione italiana fatta da Gramsci della Stella Rossa nel 22, che non è stata trovata, ritrovata. Io mi domando se c'è in qualche fondo di qualche armadio. Ecco, basta, io la domanda a questo punto è solo questa: come è stato possibile che, essendoci queste tracce, Vuming, perché non ha trovato, non dico la cartolina di Gramsci dell'editore Donzelli che ne parla, ma
nemmeno il saggio di Bernani del 1980, ripubblicato nel 2007, un libro intero su questo argomento della cultura proletaria. Come mai? Ecco, è da chiedersi i percorsi culturali che ci sono, diciamo, come si fa a ignorare anche, perché non è che io sono una che è andata in archivio per cercare queste cose, ho fatto la ricerca su Google. Quindi mi è venuto fuori subito. Cioè, come l'ho fatta io, poteva fare anche un mini, intendo dire, no? Basta, finisco qui, quindi la mia domanda, poi passo la voce. Questo per capire a che cosa serve l'altra cultura. Passo la voce, sì, la parola a Alessandro Portelli. Visto che si parla di percorsi, perché questa è proprio una serata dove ci sono percorsi autonomi che stasera si incontrano, passo la parola a Alessandro. Grazie. E grazie a Cesare di tutto il lavoro di tantissimi anni che sta dentro questo libro. E sono molto contento che l'approccio degli interventi precedenti sia stato molto in armonia con la modalità delle fonti orali, cioè autobiografico, cioè per cui uno racconta un po', non oggettivizzi l'oggetto del tuo discorso, ma centri in relazione. E voglio dire, devo ringraziare Sonia e Cesare stesso per aver cambiato la data originale di questo incontro, perché sarebbe stato veramente assurdo che veniva per la prima volta Cesare Bermani nella Casa della Memoria e il circolo Gianni Bosio non c'era, perché il circolo Gianni Bosio non ci sarebbe se non ci fosse, tra gli altri, ma molto pesantemente, Cesare Bermani. Ricorrono, noi abbiamo fatto un libro intitolato Calendario Civile, per cui siamo fissati con le ricorrenze, ricorrono esattamente 50 anni meno un mese dalla prima volta che io mi presi un treno, una dolcetta su un treno Roma-Milano, arrivando a Milano la mattina presto per andare per la prima volta a una riunione dell'Istituto Ernesto De Martino, giugno 69. Ora, nessuno mi ha mai accusato di essere modesto. Per cui se io vi dico che non capivo nulla e non sapevo nulla, non sto esagerando. Arrivai a questa riunione e rimasi, sono ancora lì, rimasi, a parte ci trovai una delle mie prime storie, ma questo non è una ricordo il canzoniere di Rimini che cantava la canzone su Avola. E ricordo che Gianni Bosio fece una importantissima relazione di cui io manco capii di che cosa parlava, ma veramente, che però poi mi sono studiato il futuro, ed era una relazione intitolata Uomo folclorico, uomo storico, per cui diciamo che da lì è venuto poi tutto il lavoro che qualche mese dopo, nella stessa stanza di via Sansolino ancora, Gianni Bosio e Franco Coggio mi hanno consegnato il mio primo registratore, e insomma, questa è, se c'è il circolo Gianni Bosio qua dentro, è cominciato allora. E due cose capii poi col tempo, e ho capito meglio più in là. Questa storia di uomo folclorico, uomo storico. Nel libro Gramsci alla cultura proletaria, Cesare interviene con una acribia filologica straordinaria, parente di Gianni Bosio, nel senso, sulla questione sulle famose osservazioni gramsciane sul folklore. Perché, ci sono stati salti mortali e arrampicamenti sugli specchi, compreso un importantissimo, fondamentale saggio di Cilese, per dare di queste note gramsciane una lettura univocamente progressiva e rivoluzionaria. In realtà Cesare fa vedere molto bene come ci fosse una forte ambiguità nelle note di Gramsci sul folklore. Da un lato il riconoscimento del folklore come visione del mondo delle classi subalterne e strumentali, dall'altro però anche come
registro indigesto di tutte le visioni del mondo, eccetera, no? E quindi anche come qualcosa da superare, da uscire fuori. Che cosa cambia completamente nella visione di Bosio e nella ricerca di Cesare questa ambivalenza? Il fatto che nel momento in cui tu parli di classi subalterne strumentali, tu non parli più soltanto dell'uomo folclorico, cioè del mondo contadino rurale del passato, ma parli anche dei consigli di fabbrica, cioè il Gramsci dei consigli è una continuazione, e questo l'ho imparato da Cesare, è una continuazione del Gramsci che si occupa delle storie, delle fiabe di Ghilarza. E allora qui uno recupera anche la dimensione progressiva delle note di Gramsci sul folklore, nel senso che Gramsci percepisce il folklore come parte di una storia, che poi è l'espressione che userà Ernesto De Martino, a cui Cesare e Gianni Bosio intitoleranno l'istituto, di una storia unitaria che va dalla magia tradizionale abruzzese che Cesare studia a Zaccheo e dintorni in Abruzzo, ai consigli di fabbrica, cioè di una storia della soggettività alternativa del mondo popolare. Tra l'altro uso una parola che a Cesare Bermani quasi gli ha costato un'incriminazione per avere parlato di soggettività nel primo grande convegno internazionale sulla storia orale a Bologna nel 76. No? Questa cosa che, e poi a tutti e due noi per averne riparlato nel 79 al convegno dell'Istituto Storico della Resistenza a Ravenna. Quindi questa riunificazione di una storia del mondo popolare che era spaccata in due sia dalla bipartizione delle discipline accademiche, allora, se tu ti occupi di canti popolari non ti puoi occupare di scioperi, no? Salvo poi scoprire che è la stessa gente, no? Aneddote e deviazioni, insomma, io questo poi nel 77 ci fu qui a Roma la prima, una grandissima manifestazione della FIOM, cioè tutti i metalmeccanici, eccetera. Due mesi dopo ero a Santuario della Santissima Trinità, a Valle Pietra. E chi c'era a Santuario della Santissima Trinità? Fra gli altri, un gruppo di operai della SNIA di Rieti che avevo incontrato due mesi prima allo sciopero dei metalmeccanici. Cioè la ritualità tradizionale del santuario di Valle Pietra e lo sciopero e la ritualità moderna, alternativa e ribelle dello sciopero erano dentro la stessa storia, dentro le stesse persone. In questo senso io credo che tutto il lavoro di Cesare e dei suoi allievi, tra cui io, è un lavoro non tanto di dar voce a chi non ce l'aveva, quanto di starli per una volta a sentire e di prenderli sul serio. Il registratore, che è l'arma contundente di Cesare Bermani, non è un altoparlante, è una macchina che ascolta, è una macchina di ascolto. Dopo poi mettiamo in circolo, ma in primo luogo intanto stiamo a sentire. E questa cosa di registrare assolutamente tutto, che in alcuni come Cesare, eppure come me, diventa un po' feticista, ma ha a che fare con l'insegnamento. Io ho imparato come si impara il mestiere fra artigiani e fra operai qualificati, cioè a rubeccio, guardando come facevano gli altri, perché nessuno si è mai preso a dire allora la ricerca sul campo si fa così, così e così. Infatti non lo so insegnare agli altri, ma una cosa, l'unico insegnamento che mi fu dato, furono dare due insegnamenti in quel primi di dicembre del 2019. Uno tecnico, Franco Coggiola,
insegnamento oggi obsoleto grazie ai registratori digitali. Non mettere mai il microfono sullo stesso ripiano dove metti il registratore, perché se no il microfono prende il rumore di fondo del registratore. Oggi questo non serve più, però mi dispiace, io continuo a non farlo. E in secondo luogo Gianni Bosio, non lo spegnere mai significa che tu non lo sai quando succederà qualcosa di importante, di rivelatore. Gran parte della ricerca sul campo, la ricerca folclorica appunto, consisteva nel fatto che tu accendevi quando la gente cantava, o accendevi, cercavi dei manufatti, no? Accendevi quando raccontava la fiaba, la modalità e anche tutta la modalità di schedatura dei materiali dell'Istituto del Martino era quella di una ricerca globale, cioè di una persona che interessa la biografia, i canti, quello che sta solo. Assolutamente tutto, no? Anche perché imparai anche un'altra cosa, cioè nessuno me la spiegò, ma che se tu stai intervistando, stai parlando con una persona e spegni il registratore, le sei, è un gesto di profonda maleducazione, gli stai dicendo quello che dice adesso non me ne frega niente, no? Cioè non si può fare, anche perché tu non lo sai che di lì a 10 anni dopo scoprirai che quella digressione era invece arriva a un altro mondo. Quindi altra cosa che capì, grazie a Cesare, Cesare militando nel partito della sinistra nel Novarese faceva una cosa banale, andava alle riunioni del partito e si portava il registratore. Naturalmente gli è chiesto spegne. E Gianni Bosio, con il gusto per il chiasmo che l'ho sempre caratterizzato, disse: quando hai dei dirigenti che vogliono esorcizzare il registratore, è ora di esorcizzare i dirigenti. Fra l'altro io in quel periodo lavoravo al Consiglio Nazionale delle Ricerche e, come hai piegato, il mio compito era di fare i verbali delle riunioni dei comitati scientifici. E io ingenuamente mi segnavo tutto, fino a quando scoprì che in realtà tu dovevi scrivere argomento e poi dovevi scrivere, dopo ampia ed esauriente discussione, perché diciamo che ai fini istituzionali, ai fini giuridici, quello che conta è la conclusione, la mozione finale approvata. Ai fini dello storico, quello che conta è l'ampia ed esauriente discussione, cioè quello che conta è che all'interno di questo monolito del partito esiste una pluralità di voci, di opinioni, di idee che poi fanno lo sforzo di rincontrarsi, ma sono molti, sono plurali e sono anche diversi e in conflitto fra loro. E in questo senso, questo libro su Gramsci è la stessa cosa, cioè non è semplicemente appunto il Gramsci non canonico rispetto, perché il Gramsci non canonico rispetto al monumento che ne ha fatto benemeritamente e un po' non benemeritamente Palmiro Togliatti, perché è Gramsci che è un lavoro in corso. Gramsci è un Gramsci in ricerca, è un Gramsci che si interroga, no? E quindi in qualche modo un Gramsci non ricomposto, non concluso, anche perché purtroppo la sua ricerca è stata spezzata prematuramente. Forse non sarebbe finita mai, perché il Gramsci che esce da queste pagine è un ricercatore, è un interrogatore, non è un sistematore, no? È uno che ogni volta riapre, non si conclude mai. E altre due cose soltanto. Una, la biblioteca e il libro. Non dimenticherò mai il giorno in cui un collega della Columbia University mi fa: caro Sandro, tu parli continuamente di oralità, però poi scrivi i libri.
E io gli dissi, veramente, veramente facciamo anche così. Cioè, questo libro qui, ci sono dentro due CD, io odio i libri con i CD appiccicati, perché nessuno se ne accorge mai, stanno dietro la pannella e nessuno li vede. Per cui il mio contributo alla biblioteca della Camera della Memoria è ho portato due copertine, due scatoline per conservarli. Ma cioè, perché è assolutamente importante che noi cogliamo il suono di queste voci, cioè, che se non altro per ricordarci che le parole che stanno nel libro sono, non nascono scritte, ma nascono orali e nascono in dialogo, e quindi nascono con un'esperienza di ascolto. Ultima cosa, visto che citavi la frase di Goffredo Fofi. Allora, Goffredo Fofi dice, perché non hai citato quello che viene dopo, Goffredo Fofi dice... Questo lo posso dire? No, non lo voglio. Perché no, mi preparo a dire una cosa che Cesare si offenderà a morte. Goffredo Fofi dice, Sandro Porcelli crede che i buoni vinceranno, ma spera, ma non è che ci creda, però quello di cui ero e rimango fermamente convinto è che i buoni sono buoni e sono meglio dei cattivi. E quindi una cosa che secondo me offenderà moltissimo Cesare Bermani è che io lo conosco da mezzo secolo, beh, è proprio una buona persona. Lui si atteggia anarchico maledetto, eccetera, eccetera. Ma gli anarchici erano buoni. È ispirato, tutto il lavoro di Cesare Bermani è in qualche modo ispirato a una forma di amore. Di amore per non per cose astratte, la libertà, l'uguaglianza, eccetera, ma per le persone che le incarnano, perché questa è la grande esperienza del lavoro sul campo. Gianni Bosio e Cesare Bermani sono filologi ai limiti proprio del maniacale, no? E basta leggere le cose che scrivono, cioè le fonti scritte, le fonti d'archivio, le fonti a stampa, gli opuscoli più segreti, più sconosciuti, li esplorano a tappeto. Ma stanno dentro un altro sguardo, che è lo sguardo che nasce dal fatto che tu, che l'asse su cui lavori non sono le carte ma sono le persone. E in questo senso anche Gramsci, in questo libro e in questi racconti, è una persona. È una persona che ha lottato, una persona che ha ragionato, una persona che ha sofferto e una persona che è stata in qualche modo incastonata in l'immagine convenzionale, che un po' mi serve, perché quando questi indiani mi hanno detto parlaci di Gramsci, io le quattro cose che sapevo le sapevo dal su Gramsci togliattiano. Però che appunto che da questa formalizzazione stralipa da tutte le parti. Gramsci è un Gramsci che vuole bene i bambini, è un Gramsci che ama, è un Gramsci a cui possiamo volere anche bene. La parola a Cesare Bermani, come abbiamo visto come si è arrivati a questo libro. Funziona, sì. Avete parlato di bambini. È vero, io mi sono occupato molto dei bambini, perché la mia prima vita, o la seconda, perché la prima invece era una vita tra la FIGC e lo sport, per cui vivevo tra un comitato federale della FIGC e una gara di sci, un torneo di tennis, questa è la mia infanzia, no? Anzi, venendo a Roma mi sono ricordato di molti romani che ho incontrato nei miei tornei di tennis, un certo Bartone che mi sconfisse
alla Porro Lambertelli, Vincenzo Porro Lambertelli. Purtroppo incontrai al primo turno delle finali e venne eliminato, cosa che mi è sempre piaciuta. Mentre invece sono contento di aver battuto Franco Coggiola, che anche lui giocava a tennis, oltre che occuparsi di canzoni popolari. Voi capite che provare a giocare a ping pong con Cesare Berbani e Franco Coggiola era un'impresa assolutamente perdente. E comunque il discorso è che da giovane io ho lavorato in un centro medico pedagogico e mi sono reso conto che chissà perché i partigiani parlavano sempre di battaglie eccetera e non raccontavano che la psichiatria infantile nasce dalla resistenza, perché è da un gruppo di partigiani e resistenti che è nata la psichiatria infantile e poi si sono creati centri medici pedagogici. E quindi la mia da giovane io mi occupavo di ragazzine che finivano in carcere e che magari dovevo dire la mia su di loro e loro mi sputacchiavano continuamente e io non sapevo cosa fare perché ero ancora giovane, non sapevo come trattarli e sapevo che però che non potevo reagire dandogli una sberla e quindi me ne stavo bravo e mi beccavo gli sputi e quindi nella mia prima vita, diciamo, mi sono occupato di lateralità nel bambino di 6 anni, queste cose qui. Nella mia seconda età mi sono occupato invece del nuovo canzoniere italiano che ho incontrato per caso, dentro al quale sta anche, come spiegherò, queste mie ricerche su Gramsci. Insomma, negli anni successivi alla lotta di liberazione coesistevano fianco a fianco due idee contrapposte di cultura. Portatore di una di esse, destinata ben presto a essere marginalizzata dalla politica di unità nazionale del PC, fu tra gli altri quella di cui era portatore il grande filosofo fenomenologo marxista Antonio Banfi, che nel 1947 affermò che la cultura non era quella che il popolo riceveva come se fosse una grande opera benefica dagli uomini di cultura, dagli intellettuali, ma quella che il popolo creava dal suo profondo, dai suoi nuovi bisogni e dalla sua nuova responsabilità. Ecco, questa idea di cultura di classe si affievolì moltissimo negli anni 50, anche se venne di fatto ribadita tra il 49 e il 53 da due grandi intellettuali, che furono appunto Ernesto De Martino e Gianni Rodari, che non casualmente furono entrambi ricercatori anche di canti sociali. Io mi sono occupato di Gianni Rodari in qualche caso, anche perché mi era molto simpatico, devo dire, Rodari mi trovo proprio bene. E ho appunto ricordato Rodari, ricercatore di canzoni, e Rodari che aveva scritto La vita degli uomini per i bambini, ma anche per gli adulti, un libro che era stato completamente dimenticato, che cercarono anche di farmi correggere, ma io tenni duro e lo pubblicai così come l'aveva pubblicato Rodari, perché c'era un passaggio sul socialismo che non piaceva agli amministratori che gli avevano commissionato il libro. La cosa incredibile è che nel 58, quando i cantacronache, Modei, Iona, Michele Straniero entrano in attività e vanno alla ricerca delle canzoni popolari, si era dimenticati completamente dell'esistenza di questi canti. Sembrava una cosa completamente nuova. E quindi
furono le cantacronache che fecero iniziare alla fine degli anni 50 la ricerca sul campo. Beh, noi del Nuovo Canzoniere Italiano abbiamo fatto un lavoro più ampio e più sistematico, credo almeno, mi sembra poterlo dire, e si è tenuto in vita questa idea di cultura che considerava il mondo popolare proletario soggetto di cultura nel momento di lotta per la propria emancipazione e si contrapponeva alle vecchie posizioni di trasmissione dell'intellettuale tradizionale e partitico alla classe, nella considerazione che il lavoro, la lotta politica e le varie culture popolari presenti nel nostro paese rappresentassero un momento fondamentale nella costruzione di una nuova cultura. Ecco, guidati da questa convinzione si è potuto ridare negli anni 60 e 70 intanto una colonna sonora all'istoria del nostro movimento operaio contadino, facendo rivivere un corpus di canto sociale che era ormai relegato prevalentemente nella memoria e non era più forma espressiva diffusa. Devo dire che rapidamente, da questa esperienza di ricerca delle canzoni, che fu la prima, si passò rapidamente a quella che si può chiamare storia orale, nel senso che quando arrivavo a casa di questi miei compagni e li facevo cantare, poi mi raccontavano delle storie così interessanti che mi facevano capire che quello che avevo letto sui libri, magari anche sui libri, perché anche Battaglia era un bel libro. Però, ecco, cominciamo. Battaglia era un bel libro, però era un libro che, guarda un po', era stato tutto corretto da Longo. Cioè, tutte le volte che appariva guerra civile, Longo tirava una riga e scriveva lotta di liberazione. Allora, a me queste cose mi fanno venire il sangue alla testa, nel senso che aveva poi conosciuto Longo e io lo facevo arrabbiare perché tutte le volte che lo incontravo gli davo del tu, cosa che lo mandavo in bestia, per me che mi consideravo un compagno, però non sapevo che i compagni della FGC erano diversi dai compagni della FGC, era la cosa più naturale del mondo, così come mi è stato naturale quando a un certo momento sono andato prima del muro in Germania Est, mandato in delegazione, protestare con Ulbricht, piuttosto anche animatamente, perché non potevo accettare come compagno comunista che ci fossero per le delegazioni tre buffet differenziati, prima, seconda e terza classe. Mi sembrava un ricordo di pazienza. Io potevo anche accontentarmi, perché ero in seconda classe e il caviale era buono. Mi sembrava una cosa pazzesca. Infatti mi avventai su Ulbricht e cominciai a dirgli di tutti i colori. Perché quando ho già tormento, Terracini, che era dei dintorni, mi ha afferrato e ha detto: senti, sta buono, calmati, ricordati che siamo ospiti. Siamo ospiti. E comunque voglio dire che questa cosa di capire a un certo momento che forse aveva ragione Gramsci di dire che la verità non è facile da acquisire e forse non la si acquisisce mai. Ci sono due copie di Bellemaio Matta da dare a qualcuno. A uno gli si fa una tecnica che adesso vuole chiudere. È una cosa straordinariamente importante. E non puoi accettare che invece, come prassi, ti ammaniscano delle balle nella storia, nella vita di partito che fai. Una delle lezioni che
più importante che ho avuto dalla storia orale, dal mio fatto di registrare, è stato per esempio che a un certo momento mi sono occupato di un dirigente della Federazione Giovanile Comunista, che era poi diventato anche segretario del KIM, che a un certo momento sparì a Mosca. Io ho cominciato a occuparmi della storia di questo Pinella Rimola, il quale era tra l'altro il compagno di Ornella Labriola, e ancora adesso, se ci penso, mi vengono gli sgriccioli a pensare che Ornella Labriola, cittadina sovietica tra l'altro, è morta nel 1981, mi sembra, senza sapere che suo marito era stato fucilato nelle purghe staliniane. Queste cose a me facevano venire gli sgriccioli, perché tra l'altro io ho cominciato a fare domande a tutta una serie di persone che erano state in Unione Sovietica e che la storia di Rimola la sapeva benissimo, e tutti mi hanno inventato delle storie, dicendo: ah no, è morto di un attacco renale nel 45, mentre lui era già sottoterra dal 38. E quindi quando tu ti trovi dentro la storia di questo genere, mi spiace per, come si chiama quel signor, per Liguori, il quale mi ha fatto una bordata perché ho parlato male di Togliatti dentro a questo libro, male, perché Togliatti non la raccontava giusta, insomma. E devo dire che io non ho mai potuto accertare, tra l'altro c'ho anche una lettera di Togliatti dove dice: ah, la scuola di Rimola, io non ne sapevo niente, eccetera. Insomma, non è possibile che il segretario del partito non potesse sapere niente di cosa era successo a Rimola, che tra l'altro era stato per un certo periodo addirittura quasi il suo segretario, no? E queste cose sono rimaste qui. Non sono mai riuscito e quindi in realtà occuparsi di storia orale negli anni passati, e forse ancora adesso, santo, era anche un modo per scoprire delle verità che attraverso la scrittura non conoscevamo. Poi ti allargava molto l'idea. Oggi tutti i giovani viaggiano, vanno qua a destra, a sinistra. Noi non potevamo fare questo, però potevo andare a Genova a trovare Leda Raffanelli, la quale era una storia del movimento operaio attraverso il letto. E quindi mi raccontava di Mussolini, mi raccontava di Carrà e mi raccontava di tutti gli altri i suoi morosi, compreso il capo delle truppe del Negus. E comunque era un incontro straordinario, perché tanto mi riceveva regolarmente, diciamo in divisa, come io metto la cravatta da Oriere, per quando parlo a voi per rispetto, lei si vestiva all'orientale. Aveva scritto sulla porta in arabo Israel. Ecco, questa era Leda Raffanelli, la quale poi durante la conversazione mi chiamava regolarmente Sidi, ed era lo scoprire che in fondo il mondo è bello perché è vario. E io dico: ma perché mi chiami Sidi? E lei dice: no, perché ho vissuto in Egitto, sai, sono un'operaia tipografa livornese e quindi ho vissuto in Egitto. Questo è il modo di presentarsi di un anarco individualista come era lei, a cui tempo tra l'altro il fatto che poi mi ha
mi ha fatto leggere in gioventù delle cose importanti sugli anarchici. Non avrei forse letto Kropotkin e La Comune di Parigi vista da Kropotkin se non me l'avesse indicato lei. E poi comunque piano piano, per esempio, capitava che scoprivi una storia che veramente non c'era nei libri. E mi spiace anche per parlare di questo, perché siamo vicini all'Ampi, ma la storia della Resistenza era ignorata, in realtà, allora. Tant'è vero che a un certo momento mi chiesero di fare un opuscolo di commemorativo su una brigata partigiana della Valsesia. Io cominciai a registrare e mi trovai nella condizione di scrivere un libro di circa 2000 pagine, perché era così ricca la storia di questa brigata, ma anche completamente ignorata, per cui ho capito che forse sarebbe stato bene che tutto il mondo avesse un registratore e non buttasse via le sue esperienze di vita. Questo è il modo con cui ho cominciato il mio modo di stare al mondo, direi, perché poi non ho più lasciato il registratore. Per quel che riguarda in particolare il libro, e chiudo perché non voglio chiudermi, questo modo di questo scoprire il mondo ti faceva fare regolarmente delle provocazioni continue. Salvo ne ricordare qualcuna, io mi sono ricordato dell'altro quando abbiamo fatto un disco sulla occupazione della Filati d'Astix di Bergamo Redone e abbiamo detto al consiglio di fabbrica di occuparsi del montaggio, che poi ha fatto Marco Cogliolo, ma erano loro che ci davano l'indicazione. E una delle cose a cui tenevano moltissimo era il fatto che noi mettessimo dentro il disco che loro si erano impadroniti di una maglia del padrone, l'avevano messa a bollire e al padrone era avvenuto un mal di schiena terrificante. Questa cosa mandò in bestia la CGL, sembrava quasi che avessimo detto delle cose, ma era normale. Cioè questo fatto che anche al nord, e non solo come pensavo lì inizialmente a Gozzi o a Valle Pietra, ci fosse questa commistione di magico e di politico, una cosa per me tranquilla, insomma. Quello che voglio dire è che comunque, perché sono arrivato a Gramsci in un modo che non era canonico. Io, dentro al nuovo canzoniere italiano delle edizioni Avanti, ero anche incaricato di tenere i rapporti con una serie di autori che lavoravano con noi a una collana, non avevamo soldi per fare i libri e facevamo dei circostilati. E questi autori erano, per esempio, all'Archivio di Stato Renzo De Felice, con cui avevo continuamente un rapporto, mi interessava molto quello che lui stava facendo il suo modo di vedere il fascismo, che ci passava una serie di manoscritti che tutte le volte che li pubblicavamo saltava per aria qualcosa, no? Consiglio nazionale della Camera del Lavoro, della Confederazione Generale del Lavoro del 1920. Immediatamente io ho ricevuto una serie di lettere per Terracini che mi dicevano: fate bene a sollevare questi problemi, però guardate che capiterà l'ira di Dio, perché andate a toccare una serie di punti della storia del partito
che non si dovrebbero toccare. E quindi dentro queste storie qui trovai prima Lenzone di Felice, poi avevo rapporti con, soprattutto con Alfonso Leonetti, di cui ero amicissimo, e che era stato in certo senso il braccio destro di Gramsci all'Ordine Nuovo, e con il senatore Michele Salerno, che stava lavorando a un libro sull'opposizione del PC alla svolta del 1930, altro punto canonico che non si sarebbe dovuto toccare. Infatti Teresa Noce, no, lei mi disse pure di andare avanti, ma lei ribadì la sua, il fatto di essere stato uno svoltista e di ci teneva, insomma, a dire questa cosa. Facendo queste ricerche decidemmo di fare un disco su Gramsci. Qui sto parlando degli anni 60, e contemporaneamente io cominciai a occuparmi delle esperienze di cultura popolare proletaria che avevano preceduto il nostro Istituto De Martino per la conoscenza critica e la presenza alternativa nel mondo popolare e proletario, come si chiamava per esteso. E mi interessava collocarlo in una tradizione di studi, e in esso mi parlano particolarmente interessanti il libro di Franco Venturi sul populismo russo, che ho lì tutto segnato, dove c'erano dentro un sacco di indicazioni sulla cultura popolare, e soprattutto le esperienze nell'ambito del bolscevismo di sinistra. Anzi, scrissi un libro avevo l'intenzione di fare uno strumento di lavoro, che però era diventato enorme perché erano 350 pagine. Per fortuna non venne pubblicato, perché lo diedi a Bosio, che voleva pubblicarlo, e lui lo lasciò in macchina, e in macchina glielo rubarono. Io non avevo copia, e quindi la cosa andò via liscia. Nel senso, però direi che lì, negli anni 60, dentro la nuova canzone italiana, che nasce questo libro, dove bene o male scrive, sono effettivamente del 79 e del 94, ma però erano tutti temi che avevo già affrontato nella seconda metà degli anni 60. Tra l'altro, essendomi così incontrato con gli scritti di Bogdanov e di Lunacharsky, mi convinse che non potevano non avere influenzato il pensiero di Gramsci, protesa com'era ad affiancare a partito, sindacato, cooperative, un organismo di cultura proletaria. Questa è una caratteristica proprio di Gramsci. Dell'influsso di Bogdanov su Gramsci mi convinsero soprattutto le testimonianze di Battista Santià e Giuseppe Frongia, i quali raccontavano le idee della cultura proletaria di Gramsci in un modo che era straordinariamente simile a quello che aveva teorizzato Bogdanov. Non piacerà evidentemente questa cosa a Vacca o ad altri che si sono occupati di Gramsci, ma per me questa è stata una varietà. Ma poi mi sembra fare che, non parlando di questa cosa, non volendo assolutamente vedere che Gramsci in qualche misura aveva conosciuto Bogdanov, si dava anche dell'ignorante a Gramsci, perché non è possibile che non conoscesse il personaggio che con Lenin era stato il più importante della storia del bolscevismo russo. Sembra una cosa fuori di testa. E tra l'altro un personaggio di importanza, come dicevi tu, straordinaria, perché tra l'altro è stato
il padre della cibernetica, tra le altre cose, no? Ma a parte questo, era anche uno che si dimostrava attento alla linguistica, che era un tema centrale in tutta la vicenda gramsciana, ed era un uomo che conosceva bene le opere di Max Müller e Ludwig Neure. Credo si dica così perché è tedesco. Ecco, tra l'altro devo confessare che mi piaceva molto questo Bogdanov, perché anche lui, come noi che avevamo fatto Cerragione Canto, aveva ipotizzato, riprendendo come noi le idee di Karl Bücker in Arbeit und Rhythmus, lavoro e ritmo, la nascita della musica popolare e della poesia dal gesto di lavoro. Questa è la partenza di Cerragione Canto. Lì sta il nocciolo che stava sotto allo spettacolo che Franco Coggiola ed io facevo con Dario Fo. E tra l'altro, leggendo l'ordine nuovo settimanale, mi accorsi che Bogdanov ricorreva, tant'è vero che Gramsci pensava di pubblicare un opuscolo sulla poesia nata dal lavoro di Bogdanov. Poi però le testimonianze orali che andavo raccogliendo mi convincevano anche della necessità di far conoscere meglio che cosa era successo in carcere, perché questa faccenda dello scontro dentro il partito, quello c'era stato, non si poteva continuare a raccontare che sì, era un gruppo di imbecilli che aveva detto che Gramsci era un deviazionista, no, non era così, no. Era una cosa che riguardava tutto il partito e quindi cercai di capire anche in questo libro quali erano la situazione di Gramsci al confine di polizia e le sue tesi della Costituente, cos'erano veramente, e giungendo alla conclusione che c'entravano poco poi con quanto invece si è sempre detto, che erano quello che stava prima di quella che fu poi la linea del Partito Comunista. Dico questo, mi sento autorizzato a dire questo, perché io comunque nel Partito Comunista ci sono stati 15 anni, continuamente litigando, ma convinto anche che bisognava starci dentro, perché era importante combattere contro la Democrazia Cristiana allora, e penso che sia importante continuare a combattere oggi con Salvini e anche con quell'imbecille di Mario. Mi fa piacere. Fa piacere sapere come andate, che c'è un'altra storia, c'è un'altra cultura, c'è un altro modo di vedere le cose. Devo dire che per la nostra generazione soprattutto questa cosa è importante. Quindi io, dunque, ci sono anche delle domande da pubblico, che degli interventi, so che devono essere fatti, e non so se siete d'accordo, lascerei un po' la voce anche al pubblico a questo punto, se vuole fare delle domande. E mi rivolgo a Teresa, a Marco e a Silvana, anche se vuole fare una domanda, oppure insomma, anche se è stato detto che la domanda che tu, l'osservazione che tu hai fatto è stata presa, non volevi farla, è stata ripresa perfettamente, quindi complimenti. Sì, allora Teresa, Teresa Bottolesi, a Teresa Bottolesi? Sì, del gruppo Storia dell'Associazione Marocchia. Possiamo chiamarci il gruppo Alta Storia? Intanto grazie per questo libro, perché veramente io l'ho trovato molto, molto importante.
E soprattutto quello che diceva Portelli, si sente proprio che emerge un'umanità grossa, forte, proprio credo che sia la marcia in più di questo libro. Poi per quanto riguarda il contenuto, gli stimoli sono tantissimi, però come prima cosa mi volevo riagganciare a questo discorso della categoria marziana della capacità creativa autonoma del proletariato, che Gramsci insieme a Lelio Basso è l'unico marxista italiano che recupera, che pone alla base della sua ricerca sulla formazione dello spirito pubblico degli intellettuali in Italia. Ma oltre che su questa ricerca, secondo me è proprio alla base anche della sua prassi, perché tutta la prassi dell'Istituto di Cultura Proletaria di Torino, che cos'è? Cioè, questi riescono a portare 300-400 operai ai concerti, alla mostra dei futuristi, alla visita al Museo del Libro, li stimolano a loro volta a scrivere ed esprimersi in maniera creativa, cioè una roba che, se facciamo il paragone col presente, insomma, risulta fantascientifica. Ecco, poi mi volevo riagganciare anche a questo discorso che stato accennato, la storia come paragone implicito tra passato e presente, che è molto importante. A questo proposito, nel saggio sugli intellettuali e l'organizzazione della cultura, lei riporta un'osservazione di Gramsci dal quaderno 3, quello dice che la borghesia non riesce ad educare i propri giovani, c'è uno scontro generazionale, per cui i giovani si rivolgono al proletariato e in qualche modo cercano di diventarne i capi per un desiderio inconscio, questa è proprio la definizione di Gramsci, di egemonia. E però come tiraria di crisi tornano all'ovile. Dopo la citazione di Gramsci lei fa un'osservazione dicendo beh insomma è un po' la stessa cosa, cioè non è molto dissimile quello che è accaduto alla generazione del 68 dopo il riflusso del 77. Ecco, mi chiedevo se si potevamo approfondire un po' questa cosa. Grazie. Rispondi adesso per una domanda, rispondi adesso sulla domanda. No, no, ma io ritengo che senza dubbio quell'osservazione di Gramsci sia fondamentale, perché lui chiaramente aveva in testa Mussolini e questo genere di personaggi, però io ritengo che, insomma, li conosciamo tutti i nostri amici che sono finiti in Forza Italia dopo il 77, quindi non è che la cosa continua a valere, insomma. Mi avevi chiesto anche un'altra cosa, non mi ricordo più. Ma vabbè, era questo filo che andava dalla capacità creativa autonoma del proletariato, ecco, no, alla formazione della classe dirigente intellettuale, alla parabola di Schindler. C'è da dire che allora, quando la classe operaia, che è una cosa molto diversa da quello che è oggi, Gramsci pensava seriamente che bisognasse creare degli intellettuali che nascevano dalla classe operaia, questo è Gramsci. Tanto è vero che quando Giuseppe Frongia scopre che Giuseppe Frongia scrive degli articoli, scrive dei saggi un po' telediani, lo prende e te li fa subito pubblicare sull'Ordine Nuovo. Cioè in questo senso a lui andava benissimo che la cultura arrivasse dal basso, sempre. E Battista Santià appunto mi raccontava che Gramsci era l'unico, sarà vero, penso proprio di sé, che conosceva i meccanismi della catena di montaggio esattamente come un operaio, non so, era la casa, la fabbrica. Io che non conoscevo la catena di montaggio, la prima volta che sono entrato alla Fiat, sono uscito e mi sembrava che la catena di montaggio ci fosse in tutta Torino. Guardavo i dolci, io sono molto curioso, avevo visto un bellissimo, come si chiama, monte di Mont Blanc. E secondo me, continuo a tenere, che forse è fatto a immagine della catena di montagne. Mi è rimasto per parecchio tempo in questo senso di che cos'era una catena di montagne. Un'altra domanda,
Cioè, volevo dire che una cosa che mi ha colpito particolarmente è questo discorso della musica, cioè praticamente c'è questo fatto che anche all'inizio del Prolet Cult a Torino le prime manifestazioni sono state quelle musicali, mi pare, no? E anche questo interesse di Gramsci per un aspetto profondo della personalità umana, cioè dell'operaio, cioè che deve tirare fuori da sé la cultura dell'uomo del futuro, insomma. E mi sembra che un po' questo sia accolga un aspetto profondo della, cioè come il momento della nascita, cioè come il momento in cui ci si si cerca un essere umano uguale a se stesso, insomma, e si va cioè con la convinzione che esiste un essere umano con cui avere rapporto. Ma sugli esseri umani avrei molti ripensamenti, nel senso che ieri ci dicevamo con Maria Vera che forse sono meglio gabbiani degli uomini, però a parte questo, quello che tu dici sulla musica e sul fatto che Gramsci portasse per esempio la Broadway a suonare al Prolet, in fondo a me ha colpito molto, perché è come se la Broadway era una come la Marini oggi, cioè più importante, nel senso che la Broadway è l'inventrice in certo senso della chitarra. Però voglio dire, Gramsci portava dei personaggi assolutamente incredibili, insomma. Magari qualche volta sbagliava anche, invece di Marinetti forse sarebbe stato meglio se portava Raimondino di Alessandria, che era un ottimo pittore ed anche proletario, però non si può partire da tutto. No, penso che mi potessi sentire. Deve arrivare in fondo alla sala, La voce. Penso che potete sentirmi. A me è venuto in mente il Do Milani, di Lettera a una professoressa. Inizia così il libro. Professoressa, lei è quella che mi ha portato. Cioè, però quando lei faceva lezioni, parlava degli alberi, li chiamava tutti alberi. Io invece, siccome sono un contadino, vengo da una famiglia contadina, degli alberi avrei potuto dirgli tutti i nomi e spiegargli il perché quell'albero si chiama in quella maniera. Quindi io possiedo una cultura che non è la sua. Lei ha cercato di inculcarmi la sua, ma non è stato attento alla mia. E me questo libro, che io ho amato, e mi è rimasto impresso, e mi è rimasto impresso soprattutto l'inizio. Per cui quando voi parlavate della cultura proletaria, ho pensato a Don Milani, a quello che lui ha fatto per i ragazzi. Una cosa meravigliosa. Grazie. Sono d'accordo. Discriminate la scuola pubblica e la scuola professionale. Io ho insegnato a Firenze 30 anni e ho anche conosciuto la professoressa, perché quando cominciavo a insegnare ero nello stesso istituto in cui c'era la professoressa, quella vera, la destinataria, che era un'egregia insegnante, tra l'altro.
No, di Milani sì, certamente questi aspetti, diciamo, però l'accostamento a Gramsci mi pare un pochino indebito, perché Gramsci vagheggia, diciamo, un mondo, disegna, no? Vagheggia a dire veramente poco, teorizza, mi viene a dire, beh, cerca forme, diciamo, per un mondo futuro che sia laico. E cioè, questa cosa non è vicina, diciamo, a quella di Don Milani, diciamo, per un collettivismo anche dal basso, diciamo, che non è la stessa cosa. Mi viene in mente più la scuola pubblica italiana, perché la lettera a una professoressa ha avuto anche come bersaglio la scuola pubblica italiana nella mia esperienza, e questa cosa non era una grande cosa, francamente, perché la scuola pubblica è bersaglio di tutti i governi che abbiamo negli ultimi 20 anni, anche di più, dal 90 è un bersaglio prediletto. Quindi la distruzione della scuola pubblica italiana. Io non credo che, come dire, non vedo in Don Milani un'incarnazione del tipo di docente o di insegnante che era quello, l'ideale pedagogico di Gramsci, che pure è un grande pedagogo, perché bisogna dire che non è stato mai professore, nemmeno lui, eh. Nemmeno lui era professore, voleva essere chiamato professore, però la fidanzata lo chiamava professore, ma non è la stessa cosa, diciamo, vanno fatte delle distinzioni, al di là del fatto più che legittimo, diciamo, di rivendicare il diritto, diciamo, e questa è la cosa fondamentale, di tutti gli esseri umani, e i grandi esclusi sono da sempre, voglio dire, i ceti proletari, di rivendicare in base a un'idea di uguaglianza che Gramsci chiama il sentimento dell'uguaglianza, per le modalità, qui forse c'è anche una risposta a Marco, per dice a un certo punto c'è una nota dei Quaderni di Gramsci in cui parla del sentimento dell'uguaglianza e distingue: secondo la religione siamo tutti uguali perché siamo tutti figli di Dio, secondo la filosofia siamo tutti uguali in base alla capacità di ragionare, cogito ergo sum. E dice, poi esiste invece un concetto di uguaglianza, dice, psicobiologico, che è perché nasciamo tutti nello stesso modo. Questa cosa forse Salvini non la pensa, ma non so se la pensa, ecco, no, forse Salvini non la pensa, insomma sono due, ci sono due, cioè non ha mai teorizzato, ecco, Don Milani, diciamo, un pensiero teorizzante di così vasta portata, diciamo, sulla cultura proletaria non l'ha mai fatto, diciamo, mentre questa è una ricerca molto forte, molto grossa, che converge a un certo punto, perché è originale, in Gramsci, trova la convergenza con il pensiero di Bogdanov, che veniva non per niente poi dal socialismo populista dietro le spalle, perché era più vecchio, Bogdanov di Gramsci, aveva 10 anni di più, quindi aveva vissuto quel socialismo populista di cui parlavi prima. Io non volevo mettere a confronto Gramsci con Don Milani, era solo che mentre voi parlavate a me mi era venuto in mente lui, cioè, voglio dire, però no, vero, però diciamo appunto anche abbiamo visto quanto è importante la distinzione, no? Di sapersi orientare su una cosa e l'altra. Certo, il discorso c'era, portatoci un po' di altro. Nessuno però, voleva fare. Però sì, sono stiamo facendo riflessioni tra di noi, no? Storia orale, questo che stiamo facendo riflessioni tra di noi, perché penso che sia comunque, quando io ho fatto l'esempio, lo dicevo prima a Sandro Portelli, ho visto quella frase che non avrei detto, quella di Dolce di Fofi, che Sandro Portelli è uno a cui piace, che poi, cioè, certo che poi i buoni vinceranno, non l'avrei detto se non avessi trovato quei due pezzi che ho letto, perché c'è un metodo anche nell'essere buoni, nel senso di essere precisi nelle cose, e poi tutto, stiamo qui parlando, va tutto quanto bene, però effettivamente il distinguo forse c'è, ma per una riflessione, per continuare a pensare, questo è quello che ci interessa a noi, gruppo. Esatto, era questo. Sì, ma infatti, bene, insomma, però voglio dire, siccome sapevo dell'esperienza di docente di miei amichetti, mi sembrava che fosse Firenze 30 anni ed era lì l'esperienza, certo, di Badiano, cioè, diciamo, ci sono arrivata proprio quando era appena fiorita tutta questa io mi metto in fila adesso, posso fare una, mi permettete di fare una domanda, perché c'è una cosa che mi sembra importante. Dunque, tu dici Cesare Bermani, scusate se ogni tanto leggo, sembra che voglio fare la saccente, in realtà è scritto talmente bene che preferisco usare queste parole. Tu dici, la ricerca di Gramsci è un'unica ricerca che ha al proprio centro la critica del nesso fra la produzione intellettuale e l'organizzazione della cultura, fra teoria e sua utilizzazione pratica. Generosamente citi Guido Rigori, ed è bello questa cosa, appunto, una diversità, quindi ti do atto di questa cosa, e che dice,
ma l'organizzazione come ripartizione tematica, scusate, sto parlando di quaderni, un attimo, forse il commento è questo, ma in realtà sto parlando di quaderni, e scrive, e lo citi, ma l'organizzazione come ripartizione tematica dei quaderni, il montaggio che è il montaggio perché è il mezzo con il quale si è cercato di evitare la collisione tra ortodossia sovietica e lascito gramsciano, indirizzando la lettura di quest'ultimo nella direzione della specificità e non delle grandi dispute del movimento operaio internazionale degli anni 20 e 30. E questa organizzazione dà origine a moltissimi equivoci. Ci vuoi dire, ecco, dare una parola, insomma, su questo discorso dei quaderni che sono citati, perché poi Gramsci è citatissimo, ma quanto è conosciuto? E questa tematicità dei quaderni, in qualche modo, che non è certo stato fatto casuale, non può essere stata fatta per facilitare, effettivamente per me, che l'ho letto, confliggeva tra il titolo e il testo del quaderno. Ci vuoi parlare un pochino di questo fatto, di questa tematicità che è stata dai quaderni, negando questa tematicità della ricerca? Sulla tematicità sono completamente alla posizione, nel senso che secondo me è stato creato un falso gigantesco del pensiero di Gramsci, fingendo che fosse il pensiero di Gramsci, ma non era il pensiero di Gramsci. Mentre invece credo che, siccome Gramsci sapeva di avere delle cose importanti da dire, credo che sia molto importante il flusso che lui ha lasciato, perché come esperienza anche, in certo senso anche mia personale nel piccolo, se non lasci delle tracce scritte, poi non ricordi più niente. E quindi lui ha fatto benissimo. Ma secondo me è in larga misura anche un proseguimento delle sue esperienze giovanili, di cui voleva lasciare, ricordare che erano stati impattanti, insomma, che quegli anni erano stati importanti. Io lo avevo convinto. Sto pensando appunto anche, io ho sempre ritenuto per esempio che la parte della mia vita nel nuovo canzone italiano sia una cosa importante, e devo dire però che se non avessi lasciato delle tracce scritte sulla storia del nuovo canzone italiano, tutti mi dicevano: tu sei un maniaco, tieni gli appunti, ti annoti i giorni in cui sono avvenuti questi spettacoli, il numero degli spettacoli, il numero dei dischi fatti, eccetera, probabilmente oggi non ricorderei assolutamente niente se non avessi preso. Per cui la cultura orale è importantissima, ma appuntate, come ha fatto Gramsci. Infatti adesso mi ha portato un po', faccio una domanda a Sandro Portelli, perché mi ha colpito proprio su questa cosa che dici, l'aggancio. Il 29 aprile è uscito su tutto il discorso della diatriba, la storia, no? Che si vuole togliere la storia, si vuole parlare della geostoria, poi ci mettono l'educazione civica, insomma, però c'è un attacco da anni sulla storia. C'è un racconto di Stefano Massini su Repubblica e che mi ha fatto un po' sorridere, un po' surreale e struggente, non so se l'avete letto. Comunque il discorso è questo: immaginate, siamo nel 2039, un ragazzo vede un vecchio libro del babbo, è un vecchio libro di storia, perché oggi nel 2039 non si studia la storia ma si studia la versione dei fatti. Allora, lui è bravissimo questo ragazzo, e il professore gli chiede, talmente bravo, ma lui c'ha un trucco, gli chiede, ad esempio, e mi rifaccio all'articolo che dicevamo prima, la faziosità dei libri, Adolf Hitler fu il responsabile della disfatta tedesca nel secondo conflitto mondiale? Il ragazzino ha capito il trucco, risponde subito: dipende. E dopodiché dice: ma è stata anche un'occasione per la fortuna, per la florilità tedesca negli anni successivi. Il mio maestro è molto contento. E poi gli chiede: ma ti risulta vera che milioni di africani furono usati come schiavi nelle piantagioni americane?
dipende. E poi dice, ma non c'è mai stato, sai, c'è le prove africane, ma non ho mai avuto tanti soldi, forse magari nessuno ha mai scritto una capanna dello zio Tomo, dove zio Tomo magari è norvegese, quindi c'è pure un problema in questa classe, c'è un bambino, c'è un ragazzino, un collega di questo studente promettente, che già studia la storia, il colonialismo è quello, la studia così, e lui sta lì a insegnargli come si studia la lezione di fatti, non più la storia. E a un certo punto gli dice, lo mette alla prova e dagli e dagli e dagli, e gli fa una domanda: dimostrami che il riscaldamento climatico non è colpa degli uomini ma è volontà di Dio. Il ragazzino ci pensa e risponde, ma non ha capito la lezione, non parte, la riprende, e dice: direi che è volontà di Dio, perché cominciò quando i retici e streghe li bruciavano sul rogo, e li bruciavano così tanto che la temperatura si alzò di vario gradi. L'ho abbracciato, bravo Peter. Ma lui mi guarda e dice: ma io mi sono inventato tutto. Beh, vabbè, non ci vuole ancora un po' di tempo per perfezionarti. Insomma, sai, come la lezione dei fatti, questa cosa, come possiamo, ecco, il discorso piace dare una risposta, il fatto di scrivere, no? Questo fatto, perché veramente, anch'io ho sempre pensato, non da storica, ma se Gramsci ci ha scritto tanto, è veramente la migliore speranza che qualcuno poi ti leggerà, perché se tu scrivi c'è questa speranza. Su questo discorso della versione dei fatti, come ci facciamo a difendere, visto che già nel 2000 il problema c'era? Ma intanto io, una delle ragioni per cui leggo la critica letteraria è che se non leggo io quella degli altri non posso sperare che gli altri leggano la mia, e quindi è una specie di creazione di capitale culturale. Io arrivo alla... Dunque, io non faccio lo storico, un'etichetta che mi viene attaccata possibilmente, io vengo dalla letteratura, l'unico lavoro per il quale mi abbiano mai pagato è stato insegnare letteratura. E arrivo a questa vicenda soprattutto nel momento in cui mi accorgo che le storie che mi vengono raccontate dagli operai ternani, come quello che diceva Cesare, tu vai, chiedi a uno di cantarti le canzoni della Brigata Gramsci, a proposito, della Brigata Gramsci che lottava in Valdellina, e quello non ti racconta solo le canzoni, ma ti racconta tutt'altro. Beh, erano per lo più sbagliati. E quella era l'epoca in cui appunto discutevamo sulla attendibilità delle fonti orali, no? Che Cesare aveva dimostrato abbondantemente che è come minimo pari all'attendibilità di tutte le altre, va solo verificato tutte le cose. Tra l'altro recentemente c'è un saggio molto divertente di Bruno Cartosio, che invece nasce come storico, che è uno storico vero, in cui lui prende il casellario politico giudiziario, le annotazioni sul suo zio partigiano nel casellario politico giudiziario. In una, adesso cito a memoria, ma sostanzialmente in una c'è scritto che questo signore era alto, colto e molto rispettato. Nell'altra c'è scritto che era basso e ignorante. Quale informazione abbiamo? Perché una delle cose interessanti è che le fonti orali sappiamo sempre con chi abbiamo parlato. Molto spesso delle fonti d'archivio non sappiamo chi le ha scritte, sono anonime, però di quelle ci fidiamo. Sono anonime ma ci fidiamo. Le altre sono persone che non ci fidiamo. Vabbè. Quale informazione traiamo da questi due documenti? Che probabilmente il primo poliziotto che ha scritto la prima cosa era basso, e se non era altro. Cioè, traiamo informazioni su chi l'ha scritta, prima ancora su che cosa ci ha scritto. E allora, quando io mi sono cominciato ad accorgere che le storie degli operai erano sbagliate, era l'epoca in cui andava molto una versione volgare del decostruzionismo, in cui in fondo la realtà non esiste, fuori dei testi non c'è niente, abbiamo solo le storie, e tutte le storie si equivocano, che è precisamente la modalità narrativa della televisione. Cioè, in televisione tu metti, invidi a parlare uno che dice che Via Rasella è colpa dei partigiani, un altro che dice veramente non è andata così, e il coordinatore del dibattito non si assume la responsabilità di dire: guarda che a uno dei due che ti sbagli, ci sono solo le opinioni. Ora, invece noi avevamo possibilità di verificare queste cose. Cioè, storie che ho raccontato fino a stanchezza di tutti, ma se
ti raccontano che il martire iconico della classe operaia di Terni è stato ucciso durante la insurrezione operaia del 53. Invece tu sai, e lo sai perché c'è negli archivi, perché c'è sui giornali, che è stato ucciso il 17 di marzo del 49. Tu hai due strade. Una, dici, vedi, ai vecchi operai non ci si può credere, la memoria è fallace. L'altra è, e come nasce questo errore? Che cosa ci rivela questo errore? Però questo lo puoi fare precisamente solo perché sai che è una storia sbagliata. Perché se tu te ne fregassi del fatto se è vero o non è vero, tutte le storie sono uguali, non ti direbbe assolutamente nulla. È il fatto che, devo dire che se gli operai eterni mi avessero raccontato quella storia in maniera esatta, io probabilmente non sarei qua, perché non rivelavano nulla rispetto a quello che sapevamo prima. È la quantità di versioni dei fatti che ti induce alla ricerca del significato, con una differenza, che il tuo sforzo è comunque quello di accertare quali di queste versioni si allontana di meno da quello che è effettivamente accaduto. Che è come le convergenze parallele, insomma, non ci si incontra, non ci arriverai mai, che è una ricerca utopica, se vuoi. Però il tuo compito è provare ad avvicinarti, non è quello di dire, vabbè, tutte le storie seguivano. Tutte le storie sono cariche di senso, ma il senso di tutte le storie è diverso a seconda della relazione che hanno con la materialità dei fatti. Io credo che sia questo. Però, insomma, alla fine, venendo dalla letteratura, uno dice che un romanzo non è la stessa cosa di un'autobiografia. Anche se il romanzo può raccontare i fatti esattamente come sono stati, un'autobiografia può essere piena di menzogne. Perché il patto che tu hai istituito con il lettore è: nel romanzo racconto quello che mi pare, nell'autobiografia racconto quello che è veramente accaduto. In un romanzo non puoi mentire, in un'autobiografia puoi. No? Ecco. Quindi questa dimensione per cui tutte le versioni dei fatti tutte le raccogli tutte, ma non le consideri tutte sullo stesso piano e ti assumi la responsabilità di dire, tu sei responsabile di dire, no, guardate che i nazisti non chiesero mai ai partigiani di consegnarsi, no? Dopodiché discuteremo se avevano fatto bene, hanno fatto male, eccetera, ma questo punto preciso lo sappiamo. E lo sappiamo perché hanno detto i nazisti stessi. Non sono fatto da te, no? Quindi, ecco, su questo poi costruiamo una serie di interrogativi. Come mai il senso comune narrativo della città dice invece un'altra cosa? Come mai? Come si è formato questo senso comune? Che significa? Che cosa ci rivela? Ma, partendo dal principio, un senso comune sbagliato. Questa è, credo, la cosa elementare su cui ragionare. Per cui, quello che avviene in quel racconto lì è quello che avviene in quasi tutti i dibattiti televisivi, nella comunicazione televisiva della storia, è la equiparazione di tutta la riduzione di l'annullamento della materialità degli eventi alla immaterialità di una molteplicità di opinioni. La molteplicità di opinioni è essa stessa un fatto su cui come storico devi lavorare, ma sapendo appunto che di opinioni si tratta e non necessariamente di realtà materiale. C'è una domanda da questa parte? Molto velocemente, io purtroppo il libro non l'ho letto, ma mi ha molto incuriosito tutto il discorso sulla cultura popolare di Gramsci, eccetera. Però in mente ho questo, che Gramsci si rivolgeva a un popolo contadino e operaio, ma oggi che facciamo? Cioè oggi come si prefigura la cultura popolare? Con tutto quello che c'è stato di mezzo, voglio dire, no? Sì.
Franco è qualcosa da dire. Venivano a battuto paradossale, il popolo contadino operario dovresti parlare inglese, francese, wolof, e troverai il popolo contadino che ha la sua cultura popolare, cioè la ritrovi qui, in queste cose oggi, perché fuori da queste cose è difficile dire cultura popolare, insomma. La cultura pop, questa esiste oggi, ma non quella popolare. Dunque, mi veniva un dubbio, che era un dubbio di mezzo tra la verità orale, la verità storica e il romanzo. Allora, si racconta una storia del 70 a Bari. Si racconta questa storia, si dice, occupa del posto scritta, no? Quindi, avvenimenti scritti, fatto. Si racconta questa storia, si dice, due persone furono arrestate sul ponte, occuparono il ponte per due ore, un gruppo di studenti, giovani, così. Ora io leggo questo e dico, non dico niente, perché la persona arrestata era una, e io lo so molto bene. Esperienza personale. Sul ponte ci siamo restati 7 ore, abbiamo bloccato la città, non 7 ore, 4 ore, siamo stati fino alle 7 di sera. Mettete abbiamo bloccato la città. Allora, però quella è la verità scritta, e io dico, questo è quello che ci resta di questa storia, questo lo so io, perché io sono stato arrestato. Voi andranno a vedere negli annali, quello ha fatto il verbale e ha detto che allora Totti era arrestato. E succederà esattamente questa storia qui. E io su questo non so trovare il rimedio. Cioè, che se ne fa? Sì, ma ricadiamo in quello che diceva Sandro. Scrivo l'autobiografia e poi allora... È un paradosso, insomma, siamo a livello di Achille. Guarda, io non credo a priori né alle autobiografie né alle fonti orali, cioè io a quello che mi racconta la gente a priori non ci credo, o meglio, ci credo salvo prova contraria, e la vai a cercare la prova contraria. Allora vai a cercare la prova contraria, e se ti dicono che furono arrestate due persone su quel ponte, tu fai quello che ha fatto Cesare. Vai a cercare queste due persone e gli domandi, ma ti hanno arrestato quel giorno sul ponte? Uno dice a me sì, e l'altro forse gli dice a me no. Possono fare come Castro e Polluce, come l'uomo del tempo, cioè, era uno, però poi sono diventati due, sì, ma quello che tu trovi comunque scritto negli atti non è la verità scritta, è un racconto scritto. E che quando noi siamo un po' abituati a pensare che se è scritto sarà vero. Ora io penso che è vero entro certi limiti, è provvisoriamente vero, salvo prova contraria, e il compito del ricercatore, dello studioso come Cesare, è di cercarla sta prova contraria e di intrecciare molte fonti fino a quando tu hai una plausibile speranza che più o meno le cose sono andate in quel modo. Non hai altro modo, è intrecciare le fonti. Il tipo di lavoro di Gianni Bosio era questo, cioè tu intervisti la gente e contemporaneamente ti copri al tappeto tutti gli archivi possibili, tutti gli archivi. E questa storia che ci dicono sempre, non puoi fare storia solo con le fonti orali. Io non conosco nessuno serio che abbia fatto storia solo con le fonti orali. Conosco un sacco di gente seria e non seria che fa storia solo con le fonti scritte, che mi pare inadeguato. Hai bisogno di usarle tutte le fonti. La cosa che io trovo centrale è che noi viviamo, e poi ci va dal discorso sulle fonti, sulla cultura, noi viviamo ormai da almeno mezzo millennio in un mondo in cui oralità e scrittura non vivono separate, nonostante la pesante presenza dell'analfabetismo fino a una generazione e mezzo fa. Il concetto di analfabeta esiste solo in una società dove c'è la scrittura. Se sei in una società dove la scrittura non c'è, non puoi essere analfabeta, non ti può mancare una cosa che non c'è. Quindi anche gli analfabeti stanno dentro una cultura della scrittura. Anche gli analfabeti, per esempio, vanno in chiesa e gli spiegano le scritture, no? Quindi al tempo stesso non c'è nessuno che scriva soltanto e non parli mai,
Cioè, queste fonti sono intrecciatissime. Tutte le fonti orali che noi incontriamo oggi sono fonti di cui parliamo con gente che o ha letto o ha sentito cose raccontate dagli altri che avevano letto. Tutte le volte che andiamo a guardare in un archivio, incontriamo fonti orali. Quando appunto io cominciai a domandarmi che diavolo era questa storia dell'operaio di Terni ucciso 49 o 53, la prima cosa che feci non fu fare interviste, fu andarmi a prendere gli atti giudiziari. La prima riga della prima pagina di questo grosso malloppo di atti giudiziari dice testualmente: da informazioni verbali assunte risulta che, cioè l'intero malloppo comincia con una fonte orale anonima, non sappiamo chi l'ha trascritta, no? Cioè con una fonte orale trattata in maniera tale che se noi trattassimo i fonti orali in questo modo ci direbbero siete dei cialtroni. Eppure su quella informazioni verbali si legge l'intero apparato della scrittura giudiziaria, no? E su quelle pensiamo alla storia del movimento operaio fatta appunto con i verbali delle riunioni senza la registrazione, con la storia cioè la storia basata sugli atti giudiziari. Chiunque sia stato imputato in un processo sa benissimo che le cose che tu dicevi dal banco degli imputati non sono quelle che sono finite nel verbale scritto dal cancelliere, mica peraltro, ma se non altro perché sono tradotte dal tuo colloquiale in un gergo giudiziario, no? Quindi la inseparabilità, il scrittore oralità, è il punto di partenza di tutto il lavoro che noi facciamo. È un Giorgio Cardona, grandissimo nostro maestro linguista, diceva: scrittura e oralità sono cose distinte, vivono spazi diversi, ma si mandano continuamente staffette e messaggi e si scambiano continuamente informazioni. In questo spazio ci muoviamo, no? Non ci muoviamo in uno spazio di astratta oralità pura e contaminata che non è mai esistita, perché il canto sociale di cui Cesare Bermani si è occupato, nel fosco fin del secolo moriente, sta in tradizione orale, ma è, non mi ricordo più chi è l'autore, ma cominciamo a ebbe però no? Addio Lugano Bella è stata, come è stata composta Addio Lugano Bella? Perché è stata prima pensata e poi messa per iscritto, è stata pensata mentre la scriveva, o è stata prima scritta e poi ricordata? Cioè anche il modo di composizione, non so come funzionava Pietro Gori che era avvocato, ma come funzionava Dante Bartolini, che era operaio. Se tu leggi le poesie scritte di Dante Bartolini ti accorgi chiaramente che prima le ha pensate oralmente e poi le ha messe per scritto. La sua scrittura è una trascrizione di un pensiero basato sull'oralità. Quindi sai, in questo spazio qui, e in questo spazio tu lavori sugli intrecci, sulle ibridazioni. Cioè, un'altra delle cose che ho imparato subito da Cesare e da Gianni Bosio è: non esistono culture genuine, non esiste, l'autenticità sta nell'interazione, nell'ibridazione, perché, e in questo senso la cultura contemporanea e le culture popolari contemporanee sono fatte in questo modo. Le barriere fra cultura, fra folklore, cultura di massa e cultura alta sono in gran parte un'elaborazione delle culture, un'elaborazione in parte etnocentrica, perché se tu ascolti la cultura musicale che vengono con gli immigrati, noi sono 12 anni ormai che stiamo raccogliendo i canti dei migranti a Roma, ti accorgi che per i suonatori di metropolitana ecuadoriani o per il giardiniere rumeno che lavorava per mia suocera, il folklore non è separabile dalla popular culture, no? Peraltro se tu vai, penso, in Romania o in Argentina, in un negozio di dischi quando ancora esistevano, e vai alla sezione folklore, mica ci trovi le registrazioni sul campo di Béla Bartók o della Valladares in Argentina.
ci trovi Mercedes Sosa e ci trovi Maria Tanase, no? Cioè ci trovi questa separazione così secca tra folklore, cultura di massa, cultura alta, cultura bassa, cultura high brow, low brow e middle brow, come diceva McDonald's. È un'invenzione etnocentrica, che non so se ha ragione Giovanna Marini, che nasce col Concilio di Trento, con il Rinascimento, ma sicuramente nelle culture che ci vengono oggi, che sono la nuova cultura popolare a Roma, che ci vengono dal Senegal, dal Kurdistan, dal Marocco, eccetera, beh, è una divisione, è una separazione che non ha senso. Quindi una cosa che stiamo imparando è proprio questa, stiamo imparando a far rientrare nel nostro orizzonte di ricerca anche quella che un tempo disprezzavamo come cultura di massa. Posso dire una cosa? Molto sinteticamente, perché sono venuto tanti parti, è colpa di ingredienti. Come sempre colpa di ingredienti. Due ore mancate dalle forze dell'ordine, perché si svolgeva dalle parti dell'Aventino si svolgeva la manifestazione elettorale per la chiusura della campagna elettorale dei Grillini. Non ho potuto ascoltare interamente Cesare, me ne dispiace molto, ma volevo aggiungere un elemento su cui riflettere. Gli antropologi e le antropologhe innovativi e più innovative, che svolgono davvero, io sono un antropologo, non so quanto innovativa, insomma mi sforzo, sostengono oggi che nel corso della ricerca di campo, naturalmente, il massimo di soggettività equivale al massimo di oggettività. E io sono profondamente convinta, perché lo sperimento durante le mie ricerche di campo, per l'appunto, che questo sia vero. E che cosa intendono dire, cosa intendiamo dire? Che centrale, forse sto dicendo delle cose scontate, che centrale è la dialettica ricercatore, ricercatrice, testimone, assolutamente centrale. Cioè riuscire a realizzare il massimo della capacità, della propria capacità di identificazione con l'altro e viceversa, no? Cioè il dialogo tra soggettività non solo parlanti, ma che sono capaci di confrontarsi, di mettersi reciprocamente in discussione, di esercitare empatia e simpatia nel senso proprio del termine, reciproche. Io ho imparato questo nel corso del tempo, nel corso delle ricerche, e l'ho imparato in particolare nel corso di una lunga ricerca che conduco a Essaouira, città del sud-ovest del Marocco, in cui cerco di, nel corso della quale cerco, ho cercato, in un libro si chiama La città dei gatti, di raccontare la storia e l'antropologia di questa città attraverso il rapporto che i suoi abitanti e soprattutto gli assolutamente subalterni hanno con i non umani. Gatti naturalmente, ma meno naturalmente gabbiani e perfino cani. E ho spinto questo insegnamento dell'antropologia, la dialettica, la simpatia, l'empatia reciproche, per raggiungere un minimo di oggettività, esercitando tutto questo con alcuni animali, con alcuni esponenti di quelle tre categorie di non umani di cui ho detto, al punto di essere riuscita a identificarmi con una coppia di gabbiani con la quale non solo ho costruito un rapporto d'amicizia,
ma anche perfino un rapporto di comunicazione. Cioè, voglio dire che mettere in discussione la propria soggettività nel corso della ricerca, diciamo così, orale, ma non necessariamente antropologica, mi sembra un punto che andrebbe quantomeno esplorato, non voglio darlo per certo, andrebbe perlomeno esplorato. So che Cesare è bravissimo nel fare questo, lo conosco da una vita, e so che questa è una delle sue tante virtù. Volevo dire una cosa, ecco, questo libro, la serata era aperta a tante cose. Questo libro è veramente importante e vi consiglio di prenderlo, soprattutto perché raccoglie, rispetto a questo discorso della storia orale, la ricomprende, perché c'è un capitolo, tra le tante cose, per come è scritto, molto importante, il capitolo che parla di le due letture non canoniche degli scritti di Gramsci. Ne abbiamo già parlato, Ernesto De Martini e Gianni Bosio. Quello che volevo dire, che rispetto, abbiamo parlato della storia come dialettica, la capacità che ha Vermani di far dialogare Ernesto De Martino e Gramsci è qualcosa di, è un cesello, raffinatissimo questa cosa. Quindi dico, questo libro comprende la storia orale, appunto nel discorso che dicevo prima, lo riprendo, di Gramsci che fa leggere gli articoli di riviste internazionali agli operai, lì che comincia poi questo non andare verso il provincialismo. E ci sono questi momenti, Frongia che scrive le cose eccetera, però c'è anche il rapporto con questi due giganti, Ernesto De Martini e Gramsci. Veramente mi chiedo, la cultura, forse questo libro comprende tutta la cultura, tutto quello che è cultura, tutto quello che è vita umana, questo penso che sia. Io, quindi, questo libro compratelo, l'editore è allertato su questa cosa, si può ordinare o prendere direttamente in casa, ordinarlo in casa editrice, e mi sembra che veramente è questo, lo riportiamo. È un'idea libera, grazie. E faccio chiudere adesso volevo chiederti una cosa. Visto che hai sollevato il problema di addio lunga novella, tu cosa pensi, avendo letto, che siano state fatte prima le parole o che siano state adattate sulla musica Gorio e Vita, che si chiamava Addio sarebbe bella? Primo non lo so. secondo io penso, non so bene come ragionasse Pietro Gori, ma ho ragionato su come ragionava Luigi Gatti e su come ragiona Bob Dylan e su come ragiona Giovanna Marini, cioè su avere dentro di sé interiorizzato un universo di suoni di cui non ti ricordi neanche più qual è l'origine, ma che nel momento in cui nasce la cellula di una cosa nuova, ti si connette in qualche modo a un suono che avevi in mente, che hai in mente, che hai nella memoria, e che poi forse te lo stai inventando, forse lo stai riproducendo, forse lo stai variando. Se uno prende, che ne so, mi nostro in cose, ma ecco, Giovanna mi diceva una volta, la prima volta che venne a casa mia a sentire i nastri delle mie registrazioni, disse: questa è la mia placenta, che è una cosa molto più bella, a parte che è una cosa molto più di donne che non le radici, ma anche perché la placenta te la porti dietro, non è che rimane piantata in un posto solo, questo è il mio nutrimento, e il suo nutrimento è avere un patrimonio
dei suoni dentro di sé che le permette di inventare i suoni nuovi, di reinventare i suoni antichi. Sicuramente, per esempio, il lamento per la morte di Pasolini di Giovanna Marini, che è uno dei suoi brani più celebri, è costruito sull'orazione per Santo Donato raccolta da Cesare Bermani in Abruzzo. Ma un'altra cosa, no? Per esempio cambia la costruzione delle frasi, cambia il tempo, cambia il tipo di emissione della voce, no? Quindi io sospetto che personaggi come Pietro Gori gli venisse in mente una frase e questa frase automaticamente avesse un suono, e questo suono potesse essere il suono che la frase in sé gli suggerisce, o un suono a cui tu la accompagni nel momento in cui te la inventi, no? Perché c'è una dimensione, appunto, che uno come me, che ha provato tutta la vita, che sa fin dalla mia tenera infanzia di non essere un artista creativo, sa, e cioè che gli artisti creativi come creano non si capisce, no? E che i procedimenti sono così. Quando lui racconta di essere Paul McCartney, che per giorni, anche un mese dopo, lui ha continuato a chiedere alla gente: ma l'hai già sentito questo? E lui ha detto: io ho pensato e ho scritto così delle parole e ci avevo in mente un motivetto, poi non sapevo se questo motivo era magari che l'avevo sentito alla radio, un'altra parte. Allora chiedevo alle persone: questo motivo lo conosci, lo sai, hai già sentito? Anche perché a lui gli pareva troppo bello per essere inventato lui. Io credo che questo sia un po' il procedimento. Poi invece hai procedure tipo Sparta con Spicelos, che prende le canzoni alla moda e ci mette sopra le parole comuniste. O hai la cosa che abbiamo imparato tutti è che la cultura popolare è una cultura del riuso, anche, che ne so, nella cucina, nel vestire, si riutilizzano le cose, riutilizzandole le trasformi, le cambi. Questa è una cosa meravigliosa, anche perché questa è una cultura. Poi giù un'ultima cosa, veramente mi ha zitto, no? Però il fatto è che se uno mi spinge un bottone, poi che è una cultura creata da persone che non si possono permettere di sprecare niente. E allora tu hai, insomma, l'aneddoto che mi ha fatto capire la differenza di fondo tra consumismo e cultura popolare. Io facevo un corso su uno dei grandissimi poeti americani del Novecento, Robert Johnson, che in realtà era un contadino del Mississippi che suonava la chitarra, era un bluesman, il più grande bluesman che conosciamo. E facendo un corso all'università su un bluesman, c'hai 100 ragazzi che vengono a sentire, di cui 95 sono musicisti. E un giorno una di questi ragazzi alzò la mano e disse: ma queste cose sono bellissime, i dischi di Robert Johnson, la voce e la chitarra. Però certo, se ci mettessero una percussione, un basso, come fanno i Cream, come fanno i Rolling Stones. E io mi accorsi di una cosa fondamentale, che la cultura di Robert Johnson era fatta di sottrazione. La cultura dei Rolling Stones, dei Cream, era fatta per addizione. Noi ci mettiamo altra roba e loro levano, perché non ce l'hanno altra roba. Cioè, come ce la metti un basso elettrico in un villaggio dove non c'è l'elettricità? E questo significa che ogni sillaba di un brano di Robert Johnson ha una risonanza infinita, perché c'è proprio, no, la carne, le ossa e il sangue, mentre da noi c'è anche il burro o la marmellata. Sintetica non sono capace. Comunque io ho fatto un paragone tra questo personaggio così importante in Italia e in tutto il mondo e un altro personaggio che è nato 2-3 mila secoli fa e che avevano la stessa modalità di insegnamento di amore verso i bambini e verso gli studenti. E questo era Socrate.
Socrate con la scritta, non sa niente di scritto, non c'è niente di scritto di Socrate, ma Platone ce lo dice che è stato saliente. Quindi tutta cultura orale, avevano tantissime cose in comune e purtroppo una cosa alla fine della vita, che l'hanno ammazzato, è evidente. Ci posso aggiungere un altro? Che non ha scritto una riga. Che diceva fate venire i bambini da me e che l'hanno ammazzato. Se la frate Luis ha detto da uno non è schiavo, che non poteva affrontare la religione, non volevo affrontare. Allora, gli spunti sono veramente tantissimi, quindi veramente li ringraziamo tutti, ringraziamo il professor Portelli, Sonia, la professoressa Ghetti. Continuiamo a discutere questa conversazione lunedì, perché lunedì presentiamo due numeri della rivista Il De Martino, che è la rivista dell'Istituto Ernesto De Martino, che di queste cose parlano. Ovviamente Cesare Bermani che ci ha fatto un grandissimo regalo, e siccome appunto devo fare un piccolo mea culpa, perché all'inizio ho parlato della centralità del libro, ma anche le biblioteche si sono evolute, non parlano più di libri al centro dei loro patrimoni, ma di documenti. E siccome appunto stiamo attenti anche alle parole, stiamo attenti insomma anche noi biblioteche, vi invitiamo proprio sempre in linea con quanto questa sera ci siamo raccontati, il 3 giugno avremo un altro appuntamento veramente imperdibile, e il vostro gruppo storico secondo me veramente è un invitato speciale, parleremo di Guido Rossa. È uscito recentemente un libro bellissimo intitolato Uccidete Guido Rossa, e di Donatella Alfonso, sarà con noi a moderare Giovanni Bianconi, e abbinato alla presentazione del libro, appunto per l'importanza che anche noi diamo ai documenti audiovisivi e sonori, avremo dei documenti unici, straordinari, li vedremo in anteprima, che l'archivio storico del Movimento Operaio ha tirato fuori dal suo patrimonio audiovisivo proprio per supportare con le parole e le voci della soggettività quei momenti drammatici. Quindi vi aspettiamo anche il 3 giugno, grazie a tutti ancora per essere stati qui.